Queste immagini ci arrivano dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e ci restituiscono tutta la bellezza di un animale, il lupo, che negli anni dopo il pericolo di estinzione si è indubbiamente riappropriato dei suoi spazi naturali. Oggi al centro di un difficile equilibrio tra la natura, appunto, e la sicurezza dell'uomo. Qui un esemplare è in cerca di una sorta di amicizia, poi purtroppo andata male con una volpe. Qui, come natura vuole, invece sta cacciando. Ed infine qui una coppia che marchia il territorio. Scene bellissime, purché relegate appunto in un habitat naturale come il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Altra cosa se gli avvistamenti di questi esemplari avvengono a ridosso dei centri abitati, come ci hanno raccontato le cronache di questi giorni. Per l'allerta scattata in seguito alle innumerevoli segnalazioni di cittadini e del Comitato Problema Lupo, alle 17.30 del 2 febbraio si terrà un vertice in prefettura. Oltre 100 gli esemplari che sarebbero già stati censiti. In provincia di Arezzo sono stati individuati 24 branchi. Il tavolo tecnico dovrà definire il piano d'azione da adottare.